Ti va di imparare la scala di Si minore? Te la spiego in questo video. Ciao, io sono Maurizio, oggi ti spiego la scala di Si minore. La prima cosa che ti chiedo però è iscriviti al mio canale YouTube cliccando sul pulsantino rosso in basso a destra con scritto iscriviti, è molto importante perché mi permette di produrre nuovi video. Metti un bel like e attiva la campanella delle notifiche. Metti anche un super grazie se ti va. La scala di Si minore. Allora, visualizziamo di nuovo il nostro circolo delle quinte, l'ultima scala che abbiamo studiato, la scala di Re maggiore, che si trova alle ore 2 del circolo delle quinte. Bene, la scala di Si minore si trova sempre alle ore 2 perché stiamo parlando di una scala relativa minore al Re maggiore. Infatti, Si minore e Re maggiore hanno tutte le note in comune, solamente che noi non studieremo la scala di Si minore naturale, ma studieremo la scala di Si minore armonica, una scala un pochino più interessante perché ha questo colore tra il sesto e il settimo grado di seconda aumentata. Infatti, il La invece di essere naturale è diesis. Come si fa il La diesis sul sassofono? Ma naturalmente è la stessa nota del Si bemolle, quindi la stessa posizione del Si bemolle. Allora, quando faremo la scala di Si minore, faremo attenzione a utilizzare il tasto 1-2 Ta a salire e il tasto 1-P a scendere. Inoltre, quando stiamo qui sul cluster della mano sinistra, faremo Do diesis basso, scivoliamo il dito in avanti, Si basso, pieghiamo la nocca del mignolo rimanendo sul Si in questo modo e facciamo La diesis e poi ritorniamo al Si. Quindi, di nuovo, la nostra bellissima tastiera che ci farà il bordone per avere sempre un riferimento armonico per l'intonazione e il nostro metronomo a 76. Ancora articolazione minima, pausa di minima. Scala di Si minore. Bene, ottieni subito in regalo la scala di Si minore, lo spartito, cliccando nel link in descrizione. Ricordati, c'è una playlist nel mio canale con tutte quante le scale che abbiamo studiato fino adesso. Prendi l'occasione per studiare una per una queste scale e mettertele bene sotto le dita.
Se ti piace questo approccio scientifico allo studio del sax, dove nessuna cosa è lasciata al caso, ma ogni singolo elemento va a formare un mattoncino del tuo suonare bene il sax, allora clicca il link in descrizione, studia con me, clicca qui, si aprirà un form, metterai il tuo nome, la tua email, un breve messaggio, io ti ricontatterò e potremo fissare un appuntamento dal vivo se siamo vicini, mentre se siamo lontani anche su Skype. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se ti è piaciuta questa scala, se l'hai trovata interessante, se hai trovato difficili alcuni passaggi o se già la suoni in maniera agile e veloce. Ti ricordo i miei social, Maurizio Leoni Sax, Facebook, Maurizio Leoni Sax col trattino basso, Instagram, la mia email maurizioleonisax@gmail.com e il mio sito internet www.maurizioleonisax.com. Allora, un caro saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!